solo la storia e la pittura si nascondono tra le strade di Roma, ma anche la musica prende vita in spazi insoliti. Oggi vi porto ad un concerto, non in un teatro, non in un auditorium, bensì a casa di Massimo e Chiara. Loro infatti organizzano nel proprio appartamento i cosiddetti concerti col calzino, così chiamati perché per assistervi bisogna stare a piedi nudi. Ascolteremo il trio jazz Alberto Giraldi che presenterà il nuovo disco Ulisse con Alberto Giraldi al pianoforte, Giulio Ciani al contrabbasso e Pierpaolo Ferroni alla batteria. Maestro, perché questo titolo Ulisse? Ulisse si ispira intanto al mito appunto di Ulisse e poi si ispira in qualche maniera al romanzo di Joyce, quindi è un'immaginaria giornata che parte dall'alba e finisce nella notte e che è un viaggio simbolico, il viaggio in una giornata ma che poi è il viaggio di tutti noi lungo il corso della vita, quindi questo è un po' il senso dell'idea. Il primo brano che ho scritto per questo disco l'ho intitolato Prime luci all'alba, ma non pensavo minimamente a Ulisse, pensavo appunto all'idea dell'alba, della nascita, di qualche cosa eccetera, perché questo mi ispirava la musica. E immediatamente pensando a Prime luci all'alba mi è venuta l'idea di pensare ad una giornata che proseguisse con i vari momenti o anche non necessariamente i momenti, perché ci sono anche titoli tipo L'incontro del tuo sguardo, un punto blu, però l'idea è proprio quella di costruire questo arco e immaginarsi un viaggio, no? Io l'ho chiamato momenti, luoghi e volti dell'eterno viaggio immaginario. Sono uno che non ha mai amato particolarmente viaggiare, forse proprio perché viaggio direttamente con le mie cose, io scrivo, questa è la mia attività precipua e quindi scrivere è sempre un viaggio, scrivere è sempre inventare qualcosa che non c'è o che c'è che lo rileggi, lo rimastichi, lo ridigerisci e lo riproponi a modo tuo, quindi Ulisse è questo, no? In fondo è la ricerca di se stessi, è la ricerca nell'arco della propria vita di quello che sei, di quello che vuoi, di quello che vuoi fare, di quello che vuoi proporre agli altri. Quindi viaggi talmente tanto continuamente nella musica che quando è il momento di partire ti vuoi riposare. Ma io in genere questo è verissimo, sono abbastanza poltrone quando si parla di vacanze, preferisco il riposo. Questa situazione diversa dal solito, appunto, di fare un concerto in una casa, in uno spazio comunque molto piccolo in cui le persone che arrivano non sai chi sono, si siedono molto vicine, rispetto appunto ad un concerto in un locale piuttosto che in un teatro. Questa è la quarta volta che suono ai concerti del calzino, sai che si chiamano così, no? Perché appena si arriva bisogna togliersi le scarpe perché questa è una sala dove si fa yoga e devo dire che è un'esperienza molto bella dal punto di vista del rapporto con il pubblico è bello perché intanto il pubblico viene a sentire la musica. Paradossalmente uno può pensare, dice, ma ci sono poche persone, molti amici, molte persone che ti conoscono, quindi stai tranquillo. Invece non è affatto così. Io sono praticamente emozionato come sempre, come quando ho suonato al Parco della Musica davanti a 500 persone, ero emozionato come ero emozionato stasera, assolutamente nella stessa maniera. Perché penso che poi alla fine quello è un aspetto, diciamo, talmente innato in chi si esprime, no? In fondo quando ti esprimi ti metti a nudo davanti agli altri e dici io sono questo, poi in particolare per quanto mi riguarda visto che faccio solo musica mia. E noi ti ringraziamo per questo perché grazie a questo concerto in questo spazio abbiamo vissuto un'esperienza diversa e soprattutto bellissima. Grazie a voi, grazie a te.
Da dove è nata questa idea di portare la musica dentro casa tua? Noi così goliardicamente, un po' patriotticamente, abbiamo cercato di dare valore alla qualità dei nostri artisti, cercando di dar loro più visibilità possibile. E visto che le telecamere, il web ci regala questa opportunità, e siamo andati in questa direzione. Quindi diciamo che il concerto è vissuto nel momento in cui viene fatto da un pubblico che partecipa, ma in realtà poi viene diffuso sul web e quindi donato a tutto il mondo, se vogliamo, perché l'obiettivo è proprio quello di portarlo all'estero, giusto? Sì, l'obiettivo è questo. Noi abbiamo fatto dei live streaming, adesso abbiamo fatto invece delle registrazioni, un po' pensando al futuro, in modo che queste fatiche che vengono prodotte abbiano comunque una valenza estetica. Quindi l'idea è quella di produrre qualità e, ripeto, fare avere visibilità. Il pubblico in sala lo portiamo per tanti motivi. Intanto perché sia io che Chiara, che condivide con me questa avventura in modo assolutamente attivo e meraviglioso, senza di lei non potrei fare nulla, è incline come me alla socievolezza, per cui ci piace divertirci regalando musica e quindi stare insieme regalando questo patrimonio meraviglioso. E poi fa piacere ai musicisti suonare insieme a un pubblico, avere il calore dell'attenzione. Nessuno piace suonare nel deserto di una sala di registrazione. In qualche modo, appunto, per partecipare si può seguire una pagina Facebook, un sito, iscriversi a una newsletter. Sei gentile a darci questo. Sì, c'è questa pagina Facebook dedicata al nostro canale che si chiama Mundus Mirabilis, Wonderful World, che è veramente un mondo meraviglioso, quello dell'arte, un mondo splendido, ricchissimo. Non solo del ricco, in quanto sono ricchi i contenuti, ma vi assicuro sono meravigliosi gli artisti, perché sono l'artista, ricordatelo, cammina tra due mondi e quindi sono persone da valutare. Allora, quindi Mundus Mirabilis, lo seguiamo su Facebook per poter partecipare agli eventi, mentre se ci perdiamo un concerto possiamo rivederlo online. Sì, Mundus Mirabilis, il canale Web TV, e seguiteci, iscrivetevi, perché in questo mondo dove tutto è tutto fondato sui like, eccetera, dateci più like possibile. Noi cercheremo di darvi occasione di darci dei like, editando cose sempre nuove, stando vicino ai nostri musicisti e augurando che questa nostra splendida nazione musicale, perché l'Italia è stata una grandissima nazione musicale, ritrovi l'orgoglio di essere se stessa, senza presunzione, senza prosopopea, ma con la consapevolezza di esprimere dei valori autentici come quelli che sono stati sentiti, visti e apprezzati questa sera. Come i tempi di Lorenzo il Magnifico nel 400, oggi abbiamo assistito ad un concerto in un appartamento, come fosse stato un concerto a corte. Ecco, mi piace pensare che ci sia qualcuno ancora oggi che ci regala qualcosa di speciale, ovvero musica ricercata.